Buongiorno, benvenuti sul Bo Live. Oggi parliamo di vino biologico, lo facciamo insieme al professor Matteo Marangon, presidente della laurea magistrale Italian Food and Wine dell'Università di Padova. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora, professore, ci siamo confrontati prima di questa intervista e i dati ci dicono che il settore del vino biologico è in crescita. Di che numeri parliamo? Parliamo di numeri che stanno diventando ogni anno molto più importanti, parliamo di una crescita costante a livello mondiale e l'Italia, o comunque i paesi produttori europei, quali Italia, Spagna e Francia, la fanno da padrone, insomma. Parliamo in Italia di oltre 110.000 ettari di vigneto biologico con una crescita che va in media negli ultimi 20 anni del 9% in superficie all'anno. L'Italia produce il 24-25% del vino biologico a livello mondiale, quindi insomma siamo leader insieme a Spagna e Francia in questa tematica, spinti appunto da diverse motivazioni di cui parleremo in seguito. Perché si sceglie, di produrre vino biologico? Quali sono le motivazioni che stanno alla base di questa scelta? Direi che le motivazioni del vino, cioè facendo un passo indietro dell'agricoltura biologica nel secolo scorso, sono state per preservare la salute dei consumatori e per avere un minore impatto ambientale, in agricoltura in generale. Questa filosofia si è poi traslata nell'ambito vitivinicolo, da prima in vigna e poi in cantina, e è rimasta, insomma, quindi specialmente al giorno d'oggi in cui la tutela dell'ambiente e gli argomenti rispetto alla sostenibilità ambientale, ma sociale ed economica sono al centro della discussione politica, agricola, produttiva, l'agricoltura biologica e la viticoltura biologica si inseriscono perfettamente in questa nuova direzione che l'Unione Europea, ma il mondo in generale sta prendendo. Quindi diciamo che da una motivazione di tutela della salute dei consumatori, tutela dell'ambiente, si è iniziati a produrre in maniera pionieristica, forse negli anni 70, 80 del secolo scorso, le prime uve biologiche che inizialmente venivano viste, devo dire, con diffidenza, in quanto, come vedremo forse in seguito, non è così semplice produrre uve sane con il metodo biologico, almeno non lo era inizialmente, però via via le tecniche sono affinate, la ricerca ha fatto grossi passi avanti. E quindi si è arrivati a riuscire a gestire la produzione d'uva, principalmente in vigneto, in maniera adeguata per i vini di qualità che ad oggi sono paragonabili ai vini prodotti convenzionalmente. Ecco, dunque entriamo proprio nell'approfondimento. Quali sono le caratteristiche peculiari della produzione di uve biologiche? Allora, la produzione di uve biologiche, di vino biologico in generale, si basa chiaramente sulla produzione di uve biologiche e ci sono dei capisaldi, dell'agricoltura biologica e della viticoltura biologica. Principalmente, un basso, utilizzo di, input di sintesi chimica, quindi, gestione del suolo e della fertilizzazione che deve essere fatta non con concimi o fertilizzanti di sintesi, ma con concimi organici, quindi semplicemente letame o interrare delle colture erbacee che vengono lasciate nei vigneti e evitare l'uso di, per esempio, diserbanti. Quindi, anziché diserbare l'erba sotto la fila delle viti, si deve vedere a gestire la vegetazione con lavorazione del suolo o comunque con tecniche che sono molto meno impattanti e non inducono l'utilizzo di prodotti di sintesi nei vigneti. Quindi la gestione del suolo per mantenere la fertilità è veramente uno dei fondamenti dell'agricoltura e della viticoltura biologica. Questo comporta un aumento della biodiversità in vigneto, quindi si tenta di evitare la monocoltura, si tenta di evitare di uccidere tutte le malerbe con diserbanti, ma favorire anche spesso l'emergenza di varietà che fioriscono e quindi portare insetti diversi, quindi stabilire una specie di ecosistema più diverso, più vario all'interno del vigneto. E questo nel rispetto dei cicli e dei processi ecologici, quindi mantenere un equilibrio maggiore a livello ecologico fra tutte le componenti che si trovano in campo. Quindi questo per la parte di campo, che è la parte principale. Fino a 5 anni fa i vini non esistevano vini biologici almeno in Italia.
ma esistevano vini prodotti da uve biologiche. Solo nel 2017 si è introdotta questa differenziazione, in quanto inizialmente un vino era prodotto da uve prodotte in modo biologico, ma la vinificazione poteva essere fatta con metodi convenzionali. Dal 2017 la regola è cambiata, quindi si sono introdotte delle limitazioni anche in cantina, per esempio l'utilizzo di lieviti che siano biologici, che hanno portato che, quindi se uno segue il processo in campo biologico e in cantina in trasformazione biologico, può affermare che il proprio è un vino biologico e non solamente un vino prodotto da uve biologiche. Quindi passando alla parte successiva, diciamo, trasformazione delle uve, i paletti principali che si sono introdotti sono quelli di limitare l'utilizzo di prodotti che non siano di origine biologica o alcuni prodotti di sintesi che vengono o che possono venire utilizzati in enologia, evitare certi processi di trasformazione più impattanti. A livello di campo abbiamo parlato della fertilità del suolo e delle concimazioni che sono molto importanti. L'altro aspetto principale in vigneto è la protezione dalle malattie fungine. Noi sappiamo anche spesso, questa è una cosa che risalta nelle notizie che vengono date dai giornali o dai telegiornali, sappiamo che per produrre uva, specialmente in luoghi quali in Veneto o comunque in Italia in cui ci sono aree molto intensive dal punto di vista viticolo, si deve trattare con pesticidi, con fungicidi in particolare, altrimenti le uve immancabilmente si ammaleranno di malattie fungine che porteranno a diminuzione di produzione e di qualità. In viticoltura convenzionale, chiamiamola, c'è l'accesso a prodotti di sintesi, quindi prodotti con molecole chimiche create appositamente per contrastare l'emergenza di alcune malattie. Penso alla botrite, alla peronospora o all'oidio, che sono quelle più comuni, diciamo, in tutti gli areali viticoli. Non avendo a disposizione composti di sintesi per la difesa, il viticoltore biologico deve per forza affidarsi a tecniche diverse. Deve affidarsi a composti come il rame e lo zolfo, che sono i due composti principi per la difesa dalle malattie fungine, e deve affidarsi moltissimo alla prevenzione. Prevenire, quindi andando ad operare nelle piante durante la stagione estiva, soprattutto tentando di favorire, di creare delle condizioni che sfavoriscano l'emergenza di malattie. Quindi diciamo è molto più complesso il ruolo del viticoltore biologico, in quanto deve essere molto più presente in campo e fare delle operazioni, quali la sfogliatura, la cimatura dei vigneti, operazioni che diminuiscano essenzialmente l'umidità all'interno della pianta, perché l'umidità favorisce l'emergenza delle malattie fungine. Quindi il viticoltore convenzionale può essere che lo faccia comunque, però ha anche lo strumento di avere dei prodotti molto più forti, molto più potenti rispetto alle malattie fungine, e quindi c'è più margine. Il viticoltore biologico deve prevenire, quindi deve porre le malattie fungine nelle condizioni più sfavorevoli possibili, perché andando a intervenire solo con rame e zolfo sono prodotti si chiamano di copertura, che non hanno un'azione molto duratura nel tempo. Quindi o uno interviene ogni 5, 6, 7 giorni spruzzando costantemente questi prodotti, che comunque hanno dei problemi di accumulo nei suoli, soprattutto il rame, che è un metallo pesante, e quindi non è compatibile, oppure deve usare dei metodi diversi, la prevenzione, quindi l'utilizzo di lavorazioni in campo che consumano tempo e chiaramente costano. Quindi questo per quanto riguarda la parte di cantina, quindi la difesa dell'uva, quindi la difesa delle piante e la produzione di uva di qualità è molto più complessa, molto più laboriosa, ci sono meno armi a disposizione. In cantina invece diciamo che le limitazioni sono molto, molto minori, ci sono delle limitazioni, quelle principali sono che alcuni prodotti di sintesi che vengono utilizzati per rimuovere alcuni composti sgradevoli dell'uva sono proibiti, anche se va detto che le limitazioni sono veramente per due prodotti e che sono anche poco comunemente usati in generale, quindi diciamo che è una limitazione un po' poco impattante. La cosa principale è che i lieviti che vengono spesso utilizzati dagli enologi per produrre il vino per la fermentazione devono essere di origine biologica a loro volta, mentre gli altri possono non esserlo. E ci sono alcuni processi che possono essere usati in vinificazione convenzionale, quali l'elettrodialisi, lo scambio ionico, processi che servono per stabilizzare i vini principalmente, che sono proibiti, diciamo, in viticoltura biologica.
La cosa forse principale, la limitazione principale dell'enologo che vuole fare un vino biologico è che ha a disposizione meno dose di solfiti, l'anidride solforosa, che è un conservante usato in tutti i vini, in quasi tutti i vini, e comunque che va etichettato, quindi se uno guarda nel retro della bottiglia c'è sempre scritto contiene solfiti. In un vino biologico ha in media 50 mg litro in meno di dose consentita. Quindi un rosso biologico può arrivare al massimo a 100 mg di solfiti, mentre un rosso convenzionale può arrivare a 150. Anche se va detto che in genere con le tecniche attuali non si arriva mai vicino ai limiti anche per i vini convenzionali, insomma. Quindi anche questa limitazione c'è, aiuta un po', però non è una cosa che cambia la vita all'enologo, insomma, produttore di vini biologici. Ci sono però dei limiti proprio che lei individua a livello proprio di qualità del vino? Oppure, le ribalto la domanda, ci sono invece dei punti di forza che ha il vino biologico rispetto al vino convenzionale? Gliele chiedo tutte e due le cose. Certo, certo. Possiamo tentare di fare una disamina. Delle difficoltà, come accennavo prima, sono soprattutto in vigna, in quanto le limitazioni principali sono nella produzione d'uva. Quindi le difficoltà, diciamo, per il viticoltore crescono in base a quanto il clima sia sfavorevole. Quindi se un'annata è molto piovosa e quindi favorisce l'insorgenza di malattie fungine, un produttore con a disposizione solo rame e zolfo fatica molto ad arrivare ad una uva di una qualità perfetta, come magari faticano tutti. Però, diciamo, avendo meno armi a disposizione, la fatica e comunque il rischio di produzioni danneggiate qualitativamente superiore. Questo è anche uno dei motivi per cui la viticoltura biologica funziona molto bene in ambienti secchi, in climi secchi, perché chiaramente il clima secco non favorisce le malattie fungine, quindi è molto semplice, cioè se la difesa viene soprattutto contro le avversità fungine, se il clima è già sfavorevole di suo, allora uno può permettersi tranquillamente di agire biologico perché il rischio è molto basso. In climi come può essere la pianura padana o come può essere magari regioni anche più a nord dell'Europa, in cui la piovosità è maggiore, c'è meno sole, c'è meno calore, è più semplice per i funghi, per la botrite, per l'oïdo, per la pernospora propagarsi, e quindi la vita del viticoltore è molto più complessa, deve essere molto più presente in campo, deve lavorare molto di più, e a volte se il clima è veramente sfavorevole anche tutto lo sforzo non sarà sufficiente. Questo comporta dei rischi perché ci sono dei trattamenti, come dicevo prima, rame e zolfo, ma soprattutto rame, che è un metallo pesante, che è il principale per combattere queste avversità fungine. E quindi se è praticamente quasi l'unico prodotto a disposizione del viticoltore, questo verrà usato quasi esclusivamente per la difesa fungina, e quindi c'è il rischio che ci siano accumuli nei suoli, come dimostrato anche da diversi studi. La qualità dei suoli in areali viticoli, insomma, c'è un accumulo di rame, perché il rame viene usato da, non so, oltre 100 anni per questa difesa, non l'abbiamo scoperto certamente adesso. E quindi c'è il rischio che limitare la scelta della protezione dei viticoltori vada comunque poi a impattare l'ambiente lo stesso, che, diciamo, se la premessa dell'agricoltura biologica è di rispettare di più l'ambiente, questo può essere un po' controversa come cosa. Quindi la ricerca, diciamo, attualmente si sta concentrando moltissimo nel tentare di trovare delle soluzioni per la difesa adatte alla filosofia del biologico che limitino l'uso di rame e zolfo, insomma. Qualcuno potrebbe dire che il loro uso è un abuso quasi in alcuni casi, ma è necessario viste le limitazioni che ci sono. Questo è il rischio principale. Il rischio principale è che si trasmette anche nella qualità dei vini, in due modi. Se le uve non arrivano a maturazione in uno stato sanitario perfetto, allora le uve avranno dei problemi di partenza, la qualità dell'uva di partenza sarà un po' penalizzata, e questo va a creare dei problemi di soprattutto di ossidazione, il rischio di ossidazione dei vini maggiori. Quindi se l'uva è un po' ammalata, diciamo, alcuni acini sono affetti da malattie fungine. Le malattie fungine emettono all'interno dell'acino degli enzimi che vanno a spingere, a indurre un'ossidazione dei vini maggiore o più rapida. L'ossidazione dei vini è un difetto. E l'enologo come fa a risolvere o a gestire questo difetto? Usando i solfiti, che sono degli antiossidanti. Però dicevamo prima che in agricoltura biologica i solfiti sono limitati, c'è una dose più bassa rispetto agli altri. Quindi diciamo noi abbiamo una viticoltura che porta
ad avere un vino che in molti casi è facilmente ossidabile, e un'enologia che limita la gestione dell'ossidazione. Quindi c'è un rischio qualitativo che forse in anche 10-20 anni fa era molto presente in alcuni vini, mi sento di dire. Quindi spesso capitava di trovare questo difetto nei vini biologici, anche se va detto che con le conoscenze attuali, con l'attenzione particolare attuale sia dei viticoltori che degli enologi, questi problemi nella maggior parte dei vini biologici non si trovano più. Cioè io mi trovo spesso a degustare anche a lezione nei vini biologici dei miei studenti e rarissimamente troviamo difetti di ossidazione in questi vini, non in maniera più spinta rispetto a un vino prodotto in maniera convenzionale. Quindi direi che il problema è gestito benissimo, è ancora un problema, però viene risolto, comunque c'è una prevenzione in atto che non lo fa arrivare al consumatore, e penso questo sia anche uno dei motivi per la crescita, il trend in crescita di cui parlavamo inizialmente. Quindi la qualità dei vini è più alta, il consumatore vuole prodotti più sostenibili, più rispettosi dell'ambiente, però non è disposto anche a pagare un po' di più, perché una cosa che non abbiamo detto è che questi vini, queste operazioni che vanno fatte in campo costano, e quindi questo si riflette in un maggiore costo dei vini inevitabilmente, però visto che la qualità è equiparabile agli altri, i consumatori sono pronti attualmente a spendere di più per avere un prodotto di qualità. Prima di lasciarla le faccio proprio una domanda. Lei ha parlato di degustazione, allora le chiedo proprio quali sono le caratteristiche di un vino biologico, che cosa sentiamo quando lo degustiamo? Beh, diciamo che se è fatto in maniera, come dicevo prima, in maniera corretta, non troviamo delle caratteristiche diverse rispetto a un vino convenzionale. Quindi è molto difficile alla cieca riuscire a trovare delle differenze da un vino prodotto dalla stessa uva, nello stesso vigneto biologico o convenzionale. Le uniche differenze che in passato si trovavano un po' erano appunto questi difetti di ossidazione, forse dei problemi che a volte emergevano più spesso nei vini biologici, però diciamo che questo è sotto controllo adesso. Quindi il vino biologico prodotto in assenza di difetti consente alla varietà di esprimersi e quindi ai sentori tipici varietali di essere presenti, avere dei profumi spinti, delle maturazioni spinte che quindi portano a sia gradazioni alcoliche elevate che a intensità aromatiche elevate, che quindi diciamo non penalizzano questi vini assolutamente, anzi in alcuni casi possono essere apprezzati, però diciamo più apprezzati degli altri. Però questo secondo me è più dovuto non tanto al fatto che l'enologo, il viticoltore scelga il biologico rispetto al convenzionale o al biodinamico, ma alla bravura del viticoltore e dell'enologo in quell'ambito, insomma non è tanto da attribuirsi alla scelta di tipologia di produzione.